Buongiorno a tutti quanti, benvenuti. Oggi è mercoledì 13 settembre, come sempre 7:30 gratuitamente, analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzo ciclici dei mercati Forex, indici e commodity. Partiamo con il disclaimer: gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Sono Paolo Pesino, fondatore del sito tradingpertutti.com. Calendario macroeconomico, giornata di oggi vede parecchie diciamo, news. Iniziamo alle 10:30 con l'indice dei salari medi, inclusi i bonus per quanto riguarda il Regno Unito, quindi probabile movimento da parte della sterlina. Questa notte abbiamo avuto, così guardiamo poi cosa è successo sui mercati, l'indice del sentimento dei grandi produttori manifatturieri, che ha avuto un rialzo davvero notevole, previsto meno 2,8, schizzato a 9,4, quindi guardiamo come si sarà comportato il mercato. Indice dei prezzi di produzione per quanto riguarda poi gli Stati Uniti alle 14:30, scorte di petrolio greggio, quindi massima attenzione su petrolio dollaro e canadese, anche che avranno sicuramente un grande movimento. Vediamo se per la terza o quarta settimana consecutiva i dati sulle scorte di petrolio greggio le faranno sostanzialmente scaturire un movimento al contrario rispetto a quello che dovrebbe essere. Poi dopo 1-2 giorni improvvisamente il petrolio prende la direzione corretta. Nelle ultime settimane ha fatto quello, quindi su dato e aumento scorte, quindi negativo per il petrolio, c'è stato un lieve rialzo, poi dopo 2 giorni il crollo e via discorrendo in queste 3 settimane. L'ultima settimana ha nuovamente fatto quello. Vedremo se sarà così anche questa oppure no. Quindi stare fuori dalla news assolutamente. Veniamo alle nostre analisi. Euro-dollaro piano piano sta ricominciando a salire. Dopo la discesa di venerdì, vedete che si è già mangiato comunque più della metà del movimento. La giornata di oggi è assolutamente in questo momento improntata al rialzo. Tutti i ciclici dicono che euro-dollaro salirà, tranne sul settimanale, dove siamo indietro in ritardo della bellezza ormai di 13 settimane, quindi sono in ritardo di quasi 50 giorni nella sua fase di ribasso, che non c'è mai sostanzialmente. Anche questa settimana, che era partita correttamente dal punto di vista ciclico, si sta già rimangiando tutto ed è nuovamente proiettata verso il rialzo, verso probabilmente nuovamente l'1,21 per arrivare poi all'1,23, eccetera. Vedremo se sarà così oppure no. Tendenza ribassista settimanale, tendenza rialzista sul ciclo a 4 giorni. Ho già scritto qui. A 64 giorni. Andiamo adesso su H1. Un buon livello per cercare operazione a rialzo, sarà rottura. Lo vedete, questo è un livello che non ha senso. Mettiamolo qui, che si è aggiornato più correttamente. Livello di 1,19,93 per quanto riguarda un long. Ok, 1,19,93 per quanto riguarda il long. Per quanto riguarda invece lo short, la rottura di 1,19,62. Saluto il Franco, che ho letto che non c'è, l'Antonio e il Tiziano. Per quanto riguarda GBP USD ha raggiunto livelli notevoli. Adesso mi apro lo stesso template su un'altra piattaforma, così avremo il daily e grazie della condivisione Tiziano, il daily e l'intraday separati, perché se no sul daily non possiamo avere delle cose così che non si capisce nulla. Andando su il giornaliero, livello interessante, eh sì, è lassù, non ce ne sono prima. In realtà c'è anche questo che potrebbe non essere male. Tendenza ciclica è ribassista, allora il trend è rialzo, però vedete che il ciclo è nella sua fase di ribasso. Molto probabilmente questo ciclo non sarà così, ma sarà così, presumo. Questo è un ciclo da circa 60 giorni, molto più corretto rispetto a come era prima.
ci dà anche una proiezione, andiamo a mettere l'ampiezza corretta, così abbiamo anche una proiezione dell'ampiezza del ciclo successivo, lo vediamo che potrebbe essere corretto. Grazie Enrico. E, quindi direzione rialzista per quanto riguarda il DIR, il settimanale invece vedete che sta girando, quasi pronto a girare per un ribasso di GBP USD. Ieri sera lo valutavo già per uno short, ora chiaramente con il candelone che ha fatto era prematuro. Intraday 1,32,89 potrebbe essere un buon livello dove cercare, non lascio neanche scrivere, 1,32,89, un buon livello dove cercare operazione a ribasso, anche se forse se ci piazziamo qua è meglio, anziché mettiamo che è migliore 1,32,72, perché almeno abbiamo una certezza maggiore, diamo modo al mercato di muoversi un po' di più. Se tracciamo una trend line, è lontana comunque anni luce questa trend line, e 1,33,17 è un buon livello dove cercare operazioni al rialzo per quanto riguarda il GBP USD. Buongiorno anche Meringo, USD Yen sembra voler continuare la sua fase di rialzo, noi teniamo il trade che abbiamo in essere su USD Yen, a meno che non ci abbia preso il break even questa notte, ma non credo, perché comunque non è sceso, esatto, il prezzo lo abbiamo messo qui. Ok, e quest'oggi sicuramente alzerò ancora un po' lo stop. 110,29, 110,30, un bel livello dove cercare operazioni al rialzo. Così sembrerebbe, ciclicamente non lo dovrebbe fare, però così sembrerebbe essere intenzionato a farlo. In questi due giorni, come dicevamo prima, sta recuperando tutto quello che ha perso venerdì, che è stata poca roba comunque. Politicamente ci sta, l'Europa va bene, gli Stati Uniti vanno male, quindi 70.000 tanto, sì, si sa, i dati sono sempre contrastanti per quanto riguarda gli Stati Uniti. Vediamo poi il 29 settembre, non mi ricordo più, quando ci saranno i tassi USA, in caso di non aumento dei tassi, allora sì, secondo me vedremo il dollaro schiantarsi al suolo e una ripresa della corsa fuori bond dell'euro. Poi sono curioso di vedere quando poi la BCE dirà è salito un po' troppo, si aspetteranno 1,40, quindi di mettere l'euro dollaro sui livelli pre praticamente quantitative easing. Siamo a metà strada, sembra un livello assurdo, ma siamo già a metà strada, comunque, quindi se continua l'andazzo, a mio avviso credo che l'1,27 sia il primo target che andrà a prendere, 1,26,30, 1,27 il primo target. Qua ci sarà sicuramente già da pensare, presumo, poi io non sono un economista, quindi la mia sono chiacchiere da bar da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'euro GBP, è interessante questa cosina che si sta venendo a formare, quindi se tanto meglio tanto continuerà al ribasso di euro GBP, dati GBP permettendo chiaramente di questa mattina. Questo è un bel livello, qui ha fatto una piccola sparatella giusto per spazzolare tutti quanti, quindi direi che forse l'ideale è andarlo a posizionare qua sotto, facciamo così, togliamo questo. Da un punto di vista prettamente ciclico ci sta ancora una fase di ribasso, vi ricordo che un ciclo a rialzo ha sempre due terzi di rialzo e un terzo di ribasso e ci siamo perfettamente. Su un ciclo da 60 ne abbiamo fatti 39, circa 40 al rialzo, ne faremo una ventina al ribasso, dopodiché riprenderà la sua fase rialzista che dovrebbe appunto perdurare all'incirca fino, se continuerà al rialzo, fino a il 29 di ottobre. Per ora questo ci sta dicendo perché i massimi li sta facendo correttamente. Okay. Vedete che con la ciclica non guardo i minimi crescenti, ma i massimi che devono rispondere al movimento ciclico. Sul settimanale, stessa identica cosa, abbiamo ancora una fase di rialzo, anche se qui mi ispira poco, a parte che facendo così ci sta, perché vedete che nella fase praticamente di chiusura del ciclo 15 giorni, adesso dovrebbe ripartire il suo rialzo. In intraday ci sta invece che il prezzo vada a rompere. Io lo metterei anche qua, guardate, abbiamo una ventina di pip, una rottura del livello di, questo è interessante, più piccolo non posso metterlo, zoom, una rottura del livello di 0,89 e 94, 93, per me potrebbe dare la possibilità di prendere qualche short veloce, 0,89, 93, e invece per quanto riguarda un long, aspetterei la rottura
del livello di 0,90-19. Andiamo a vedere il DAX, come si è comportato. DAX sta seguendo un po' più, diciamo, ampio di quello che era la previsione. Ci mettiamo qua così. Un po' tanto più ampio. Quindi vedete che ha avuto un'accelerata furibonda, si può dire, però in realtà se andiamo ad accorciare il ciclo, perché il nuovo ciclo è questo qui su H1, ciclo da 40, allora dovrebbe adesso andarsi a allineare quello successivo, anche se secondo me, vedete che qui più o meno ci siamo, anche se dicevo che secondo me è arrivato, Saremo a vedere. Allora, qui sicuramente sull'intraday abbiamo ancora una condizione rialzista. Anche sul daily abbiamo assolutamente ancora una condizione, vedete, di rialzo fino almeno al 29 di settembre, però l'idea è che in realtà il trend in questo momento, non si capisce più niente con tutte queste linee, che il trend non sia al ribasso ma sia abbia girato al rialzo, non sia al rialzo ma abbia girato al ribasso. Avendo girato al ribasso ci possiamo aspettare una fase di rialzo più breve di quella ribassista, però la trend line l'ha rotta, quindi il dubbio che in realtà sia tornato a privilegiare operazioni a rialzo c'è, quindi bisogna fare tanta attenzione sul DAX. Io qui sul giornaliero direi che il trend è ancora, il trend è nella sua fase di giro, dalla fase alzista del ciclo a circa 40 giorni, poco meno in realtà, meno di 30 mi sa, 38 giorni, però vedete che nella fase in cui sta anche per girare il 21, quindi abbiamo due cicli che stanno girando al ribasso, sostanzialmente sono nella loro fase, quella che viene chiamata il mid channel, quindi questa fase qui dei cicli, ok? E quindi ci possiamo aspettare adesso che il prezzo inizi a girare, quindi la tendenza sarà importante, perché avremo una tendenza meno 1 in questo caso, andrà a neutralizzare, praticamente no, questo sarà un mid channel, quindi sarà 0, meno 1 è una tendenza e ribassista. Sul settimanale anche siamo in una fase in cui ci possiamo aspettare un primo piccolo ribasso, ok, debolezza, quindi su H1 per quello che non so, c'è qualcosa che non mi ispira del DAX. Comunque sicuramente operazione a rialzo in intraday con la rottura di 12.561 si potranno andare a prendere, e operazioni invece a ribasso con la rottura di 12.489.6. Mi raccomando, se aprirà in gap, cosa quanto probabile, il DAX apre praticamente sempre in gap, aspettate una roba del genere, ok, un retest, poi riprendete eventualmente un'operazione al ribasso. Il gold, siamo short di gold, ieri in breve si è rimangiato praticamente tutto, è iniziato la sua salita a mezzogiorno si è rimangiato oltre il 50% del movimento di venerdì, io ho abbassato lo stop. Ero intenzionato a chiuderlo perché mi dà tutte indicazioni di un possibile ritracciamento e ripresa della sua salita, il gold, anche sulla piattaforma ciclica che utilizzo, staremo a vedere, il settimanale è ribassista, il giornaliero sta per girare al ribasso, però su H1 c'era qualcosa che non mi ispirava, tra cui questo gappone qua, perché ho la mezza idea che lo vado a chiudere. Vediamo se questo è un normale ritracciamento, occhio croce sarà un 61% per gli amanti di Fibonacci, presumo. Esatto, vedete un 61%, o addirittura di più se si parte da là. Io direi che per quanto riguarda il gold, operazione a rialzo con la rottura di 1333.14, 1333. Anzi, facciamo un 1333.80 per un long. Invece per uno short, lo short dobbiamo lasciare a mercato praticamente tutto il movimento di ribasso, a meno che non facciamo così, lo andiamo a posizionare qua, che tra l'altro ci sono anche dei bei livelli, quindi divento 1329.25 per uno short, sapendo che però dopo un niente ci sono una serie di supporti che daranno sicuramente filo da torcere al gold. Infine andiamo, adesso la Corea a quanto pare si è calmata. Bisogna vedere come reagirà l'embargo. L'embargo sicuramente non la renderà felice, si sarà incavolato per la porchetta cicciona coreana. Sarà anche incavolato perché la Cina e la Russia, no, anche, cioè,
non appoggiano più. Probabilmente anche la Cina e la Russia hanno detto, ma forse è meglio mettersi contro la Corea anziché gli Stati Uniti, visto che presumo che facciano più business con gli Stati Uniti che con la Corea, che veramente è un paese folle, quel deficiente. Quindi lì starei abbastanza sereno. Se fa un altro test, lo bombardano, questo è un dato di fatto, quindi deve stare calmo, perché ormai gliel'hanno fatto capire, ripeto, con anche la Cina e la Russia che non lo appoggiano più, che era assurdo che la appoggiassero, è veramente un'assurdità, era una roba che non aveva logica, e secondo me starà calmo, sì, farà qualche esternazione, ma il mercato alle sue esternazioni non ci crede più, crede alle azioni. 48 e 10, 48 e 9, un bel livello per lo short, e invece per il long 48 e 42, 48 e 43. Ora il mercato comprerà gold e yen se i dati americani non saranno buoni. Credo che la Corea sia passata di moda ormai da 2 giorni, da 3 giorni. Sarà più che altro gli Stati Uniti a muovere il gold. Credo, la butto lì. Perfetto, ragazzi. No, non la fanno, non gliela fanno farlo, lo ammazzano prima. Cioè, lui sicuramente è un folle, pazzo, cretino, quello che vogliamo, però avrà persone comunque che rischiando di morire ogni giorno lo consiglieranno, no? Perché se il consiglio è diverso da quello che dice lui, li ammazzano là, alla faccia della libertà e della Repubblica Democratica Coreana, no, sì, la Repubblica, sì, no, Repubblica, non ricordo, vabbè, qualche che è. Sono gli Stati Uniti quelli che secondo me adesso muoveranno il gold. Bene, ragazzi, condividete come ha fatto Tiziano, come l'Enrico ha detto essere pronto a fare. Semplicemente mettete su condividi, cliccate qua sotto, questo è di 2 secondi. Grazie per i pollicioni, di questo vi ringrazio. Io per me è tutto ribassista, siamo arrivati alla fine col gol del rialzo. Potrebbe fare ancora una sparatella, però sono abbastanza convinto che adesso sia ora di scendere. Stati Uniti permettendo, naturalmente. E niente, appuntamento domani mattina come sempre alle 7:30. Massima attenzione oggi sugli dati americani. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao ciao.